Ricordo la prima volta che visitai Apice. Era l'8 maggio del 2016, una giornata calda, in compagnia di alcuni amici. Fui colpito all'istante dall'atmosfera. Era esattamente come trovarsi sul set di un film post-apocalittico. Abitazioni fatiscenti, automobili abbandonate, muri scoloriti, bicchieri, bottiglie, pezzi di arredamento riversati per le strade. Foto e documenti antichi e sconosciuti, un tempo appartenuti a qualcuno. E poi la natura invadente che pian piano si arrampica e si riprende tutto. Camminavo per le vie della città, vie che un tempo erano brulicanti di vita, ogni giorno, tutti i giorni. 6500, questo era il numero degli abitanti di Apice, prima del 21 agosto 1962. Prima che un terremoto colpisse la città, costringendo la popolazione ad evacuare. Le scosse furono due, 6 e 7 gradi sulla scala Mercalli. Il borgo fu uno degli epicentri principali. La città si svuotò, eppure, ironicamente, quasi tutto rimase in piedi. Ed è ancora lì, tuttora, 60 anni dopo. La storia di Apice però ha origini molto più antiche. Collocata fra la provincia di Avellino e Benevento, il suo nome deriverebbe dal console romano Marco Apicio. La sua posizione strategica, posta su una collina a 250 metri di altezza, lambita dai tre fiumi, Calore, Ufita e Miscano, l'ha resa un crocevia fondamentale per incontri e scambi commerciali durante tutto il Medioevo. Nel 1900, a partire dal dopoguerra, Apice era famosa per le sue fiere. Se ne tenevano 24 l'anno nella piazza principale, Piazza Umberto. Possiamo immaginare bambini, anziani e animali che affollavano i vicoli per riversarsi in piazza e fare festa fino al tramonto. Oggi possiamo solo immaginare. Entrando nelle abitazioni, esplorando, ricordo il flusso di domande che gli scorci, gli oggetti, i reperti generavano nella mia mente. Chi abitava qui? Chi ha scritto queste carte? Che stavano facendo il pomeriggio del 21 agosto? Saranno ancora vivi? Libri contabili scritti da un tale Ciro Roca, la carcassa di un'auto priva del motore, probabilmente riutilizzato, un cappello di feltro sfilacciato, un televisore anni 60, un'insegna di una sala da biliardo con delle lettere mancanti. Chissà dove sono finite quelle due I. Storie che si sbriciolano come pezzi di intonaco e si accumulano fra le macerie e nei vicoli, insieme alla polvere. Doveva essere una gita divertente quella dell'8 maggio, ma io e i miei amici fummo travolti dall'ambiente spettrale, dal silenzio implacabile e dal rispetto reverenziale verso la storia di quella che probabilmente è una vera Pompei del Novecento. Un luogo che è un terribile peccato abbandonare così e che potrebbe diventare un vero e proprio museo a cielo aperto. Ci ha provato per anni Luigi Bocchino, ex sindaco, che si rifiuta di abbandonare il posto in cui è nato. E nel dicembre del 2016 è riuscito a recuperare parte del castello dell'Ettore, un'altra perla dimenticata, che ha ospitato personaggi come Federico II e Manfredi di Svevia. Il castello attualmente è un museo d'arte contemporanea e cittadina e accoglie volentieri turisti che vengono da tutta Italia per la città fantasma. Ed ogni nuovo visitatore aggiunge una storia a quelle già archiviate, permettendo a quelle mura di restare immortali. Fin quando sarà presente il passaparola. Perché è questo che gli esseri umani fanno sin dall'alba dei tempi. Accumulano e raccontano.